una legge che promette appunto di snellire un po' il contenzioso medico-paziente, dare garanzie e certezze anche a un percorso, e questo consentirebbe anche di far risparmiare risorse preziose per il Servizio Sanitario Nazionale. Sì, io sono fermamente convinto, e non lo dico da oggi ma lo dico da quando ha iniziato l'iter in ambito prima di Camera e poi di Senato, e questa è una buona legge che sicuramente avrà un effetto deflattivo, cioè farà ridurre il contenzioso, ma soprattutto ha un altro pregio, è di tutela bilaterale per il paziente, perché tutela i suoi diritti, e per il medico, perché cerca di farlo uscire da difficoltà operative che questo contenzioso ha generato in Italia.